Buonasera, io mi trovo in questa singolare situazione di essere un tecnico che lavora nel settore impiantistico, quindi sono titolare di uno studio di ingegneria e mi occupo di impianti, anche di impianti fotovoltaici. Nello stesso tempo, essendo un ambientalista, mi impegno molto per evitare i danni che provocano alcuni tipi di impianti a fonti rinnovabili. Però non è un paradosso, è proprio così. Dobbiamo fare un po', come dire, un po' di rinnovarci un po' le idee quando si parla di fonti rinnovabili, perché queste fonti rinnovabili sono arrivate improvvisamente, si stanno diffondendo veramente con una velocità incredibile. E certe volte non siamo preparati mentalmente anche a inquadrare bene questo tipo di impianti. Per esempio, dobbiamo cominciare a renderci conto che anche le fonti rinnovabili, se usate in modo scriteriato, se usate senza programmazione, possono fare danni, come in questo caso. Io vorrei dire due parole, non a livello, diciamo, politico, cioè io sono qui come tecnico, io vorrei ragionare un po' con voi su alcuni ragionamenti proprio tecnici, e naturalmente io potete immaginare come la penso, ma siamo arrivati a queste conclusioni non per delle prevenzioni, anzi ripeto, io ci lavoro con questo tipo di impianti, è perché proprio c'è un grosso pericolo, la gente non è informata e rischiamo di avere un fenomeno di colonizzazione, cioè ci stanno sfruttando, questo è il rischio. Adesso io non voglio anticipare le conclusioni, perché ognuno deve ragionare con la sua testa, sentite tutte le campane, noi siamo anche disponibili a un confronto anche pro-contro, se volete, io non abbiamo nessun problema perché abbiamo delle valide argomentazioni. Allora, cominciamo un po' a ragionare di questi impianti. Anzitutto c'è una cosa che va subito smontata. Cioè uno può pensare, vabbè, in fondo l'energia serve, no? L'energia pulita, quindi serve. Ecco, prima questa cosa è già una stupidaggine, nel senso che questo tipo di produzione, sia pure da fonti rinnovabili, in realtà non ci serve, no? In realtà non ci serve, cioè non sono impianti che sono stati ideati con lo scopo di produrre l'energia. Mi spiego. Quando si fa una programmazione energetica bisogna tener conto di consumi e di produzione. La produzione non va considerata a parte, ma va considerata in rapporto ai consumi. Quindi noi dobbiamo considerare una certa zona, un bacino si dice, in questo bacino qual è il consumo? 8 kWh all'anno. Dobbiamo cercare di avere una produzione che sia più o meno equilibrata rispetto ai consumi. Questo significa fare programmazione energetica. Questo in Puglia purtroppo non si sta facendo, e lì entra la politica, cioè le cattive scelte politiche. Noi abbiamo deciso di produrre a IOSA, a questo punto la produzione è schizzata senza riferimento ai consumi. Noi oggi abbiamo una produzione elettrica in Puglia che è il doppio dei consumi, 40 miliardi di kilowattora all'anno la produzione, 20 miliardi di kilowattora i consumi. Quindi in realtà a questo punto è sbagliato, ma proprio tecnicamente sbagliato, continuare a produrre in Puglia. Sarebbe anche corretto, potremmo accettare questa iperproduzione, se questa nuova produzione da fonti rinnovabili, quindi pulita più o meno, andasse in detrazione alla produzione da fonti fossili, cioè facciamo 10 megawatt fotovoltaici a Noa, togliamo 10 megawatt termici a Cerano. Questo potrebbe essere un ragionamento accettabile, così non è. Noi stiamo avendo tutta la produzione storica, Cerano, Taranto, Bari, eccetera, in più, ecco, si aggiunge. Questo adesso ve lo dimostro scientificamente, perché che non interessa la produzione di energia, non col fotovoltaico, ma con le biomasse, ve lo faccio toccare con mano. Con le biomasse succede questo, siccome qua avete capito quali sono le molle che hanno fatto scattare l'interesse dell'imprenditore, sono il fatto che c'è molto sole, grazie a Dio, siamo la seconda regione in Italia come soleggiamento, e prima di noi viene la Sicilia che ne ha un po' di più,
è la seconda regione d'Italia come ventosità, capite, perché abbiamo tutte queste installazioni eoliche fotovoltaiche, perché c'è la Sardegna, poi c'è la Puglia come ventosità. L'altra cosa naturalmente sono gli incentivi. Il fotovoltaico prende degli incentivi piuttosto salati. Tra poco faremo insieme i conti in tasca alla Fotovatio. Li faremo i conti, è facilissimo fare i conti in tasca, vedremo quanto guadagnano loro e quanto guadagniamo noi. Un attimo di pazienza. Allora, con le centrali a biomassa, il fatto che non gliene frega niente, scusate l'espressione, dell'energia, è evidente. La centrale a biomassa prende 100 unità di energia dalle biomasse, no? 100 unità, diciamo, termiche, brucia le biomasse, ricava una quantità minore che può essere il 20, il 30, il 40% secondo il tipo di centrale, e produce energia elettrica. Quindi le centrali a biomassa sprecano, cioè producono, non sprecano, producono 60, 70, 80% di calore. Cioè la quantità che manca al 100 è tutta calore, quindi io ho 100 unità dalla legna, dalla sansa, no? dal girasole, eccetera. 20 energia elettrica, 80 calore. Tutte le centrali a biomassa che abbiamo esaminato con il forum, con Italia Nostra, a nessuna importa che fine fa questo calore. Perché? Perché il calore che si produce, che potrebbe essere utilizzato per riscaldare gli ambienti, un quartiere, industria, viene buttato via. Perché viene buttato via? Perché allora interessa l'incentivo e basta. Allora dobbiamo mettere un primo paletto, e su qui quindi credo che non ci siano contestazioni. Chi si mette in testa di fare queste centrali fotovoltaiche lo fa perché vuole guadagnare soldi, questa è la motivazione fondamentale. Se lui dice che lo fa perché ha a cuore il fabbisogno energetico regionale, perché vuole portare l'energia nelle dice un sacco di fesserie, e noi lo potremo contestare su questo. Cioè queste centrali si fanno per fare quattrini. Allora, poi c'è un altro aspetto anche piuttosto interessante. Allora, cominciamo a fare un po' i conti di questo impianto. Quanto può costare un impianto del genere? Allora, guardate, io vi dico un ordine di grandezza. Il fotovoltaico può costare, diciamo, intorno ai 3.000 euro a kilowatt. 3.000 euro qui. Quindi 3.000 euro a kilowatt. Qui sono, si parla di 10 megawatt, no? Quindi 10.000 kilowatt, quanto fa? 30 milioni? Sui 40 milioni. Sui 30-40 milioni di euro. Allora, ma questo non è soltanto il caso vostro, è sempre così. Chi è la ditta che propone di costruire un impianto da 40 milioni di euro? È una ditta, non so quella vostra, non ho visto la Camera di Commercio. Sono spesso o quasi sempre SRL con 10.000 euro di capitale sociale, 20.000, no? Allora uno dice, ma come fa una ditta da 20.000 che è nata magari due mesi prima? Allora, il motivo è questo, che questo è un motivo anche di amarezza per noi pugliesi, perché è la dimostrazione che poi alla fine siamo colonizzati. Ci sono decine, centinaia di imprenditori che si potrebbero chiamare in tanti modi, sviluppatori, intermediari, noi li chiamiamo faccendieri, perché ognuno usa il termine che vuole, faccendieri. Questi si occupano delle autorizzazioni, ma non realizzeranno loro l'impianto. Spesso e volentieri c'è un mercato, vendono, capite poi perché non serve, a loro non interessa, si vendono questi progetti approvati. Non sappiamo a chi finiscono, attenzione, perché poi adesso non voglio assolutamente generalizzare, ma ci sono stati dei casi, non voglio dire per carità, non facciamo di ogni erba un fascio, ma ci sono stati dei casi in Sicilia che questi impianti sono finiti alla mafia, perché non si sa poi a chi finiscono. Quindi noi andiamo a dare autorizzazioni, ma poi non sappiamo realmente, no, non si sa all'inizio, forse si saprà dopo. Ecco, per carità, non faccio ripetere perché non conosco la situazione locale, quindi non posso dire nulla, però vi dico quello che succede in Puglia oggi, questa è la normalità, purtroppo è una cosa molto diffusa. Allora, vedete che qua comincia un po' a venire meno lo stesso obiettivo. Allora, uno dice a questo punto, primo, che cosa ce ne viene a noi?
Secondo, che danni possiamo avere? No? Queste sono le due domande. Allora, cosa ce ne viene a noi? Facciamo un attimo di conti. Il motivo per cui si fanno questi impianti è che c'è un incentivo, si chiama incentivo in conto energia, cioè ogni kilowattora che produce l'impianto lo Stato dà un certo quantitativo di soldi. Questo quantitativo adesso non si sa perché sta diminuendo, cioè non si sa se entro l'anno, però facciamo il conto che sia il meno 30 centesimi al kilowattora. Allora fatevi questo conticino facile facile. 10 megawatt, no? Giusto? Sono 10 megawatt. Quindi 10.000 kilowatt sono potenza. Un kilowatt produce circa 1.300-1.400 kilowattora all'anno, siccome ci lavoro tutti i giorni, io non so benissimo perché abbiamo centinaia di impianti sparsi, 1.300-1.400 kilowattora all'anno. Fatevi il conto, 10.000 per 1.400, per 1.300, per 0,3, 30 centesimi, tirate fuori una cosa come 4 milioni di euro l'anno. Cioè questo imprenditore percepisce dallo Stato circa 4 milioni di euro l'anno di incentivo. Viene 4 milioni? 4 milioni di euro l'anno, quindi per 20 anni. Quindi prende in 20 anni 48 milioni di euro. Hanno proprietario di terreno quanto? Oh, adesso che cosa dà il terreno? Beh, questo non lo so che cosa danno loro. Io vi posso dire i prezzi di mercato. I prezzi, allora, le entrate. 40 milioni. In 20 anni 40, 80, sì, sono 80 milioni di euro in 20 anni. 4.000 per 20, 80 milioni di euro. Che cosa si prendono? Che cosa si prendono invece? Allora, io ho un caso davanti che è proprio scandaloso, quello di Scorrano. Io spero che almeno qui, insomma, i vostri amministratori, voglio dire, abbiano venduto un po' meglio il territorio, mi auguro, ma il sindaco a Scorrano, il sindaco stesso ci ha informato che il comune prende la bellezza di 30.000 euro l'anno. Quindi vedete che qua, insomma, adesso magari qui forse c'è qualcosa in più, magari, però sì, qua stiamo parlando di piatti di fagioli, capite? Piatti di fagioli sono questi qua, perché ci tengono buoni come se fossimo i gagnolini, no? Tieni l'osso, io mi prendo 4 milioni e tu ti prendi, o il proprietario si prende 3.000 euro a ettaro, purtroppo 3.000-4.000 all'ettaro, no? 5.000. Vabbè, questi sono i prezzi di mercato, poi se uno è riuscito, questi sono i prezzi di mercato. Allora a questo punto capite che, no vabbè, ma io lo sto dicendo, c'è un fatto, purtroppo c'è un fatto amaro, l'agricoltura va male, lo sappiamo. Se uno gli dice del mio fondo mi dai 5.000 l'anno, 10.000 l'anno, magari quello con l'agricoltura, questa è la cosa amara. Però adesso veniamo un attimo all'agricoltura, perché passiamo ai danni. Io non voglio fare il venditore di fumo, sono un tecnico energetico, non sono un agronomo, però io ragiono con la mia tesi e ho sentito molti agronomi. Allora, sono delle conseguenze dal punto di vista fiscale che io non posso approfondire, però il terreno, una volta che uno lo dà, paga l'ICI perché diventa una zona produttiva, quindi cambia la classificazione ISI, ci sono anche delle conseguenze dal punto di vista fiscale. Lasciamo perdere questo. Allora è chiaro che io quando metto i pannelli, prima cosa il sole non arriva più sul terreno ma arriva sui pannelli, almeno una parte, e quindi è chiaro che tutto il meccanismo della fotosintesi, cioè il sole che fa crescere le piante, non c'è più. Non solo, ma magari le piante crescono, ma io devo pure toglierle perché altrimenti coprono i pannelli, quindi ho un problema grosso di togliere le erbe. Come toglieranno le erbe questi grossi impianti da 10 megawatt? Portandoci le pecore sotto a pascolare? Non credo. Lili, scusate, la mia parte qui è un po'... è arrabbiata pure lei con... è che si sta divulgando, allora, quello. Come faranno? Faranno con, io penso, non sono... ma con i pesticidi, no? Con gli erbicidi, cioè tonnellate di erbicidi per impedire di crescere l'erba. Non penso che vada molto sa erba, perché poi è pieno di paletti. Quindi vedete che a un certo punto, a mano, no, io non credo.
Io non credo. Guarda, c'è un imprenditore, mi ha detto che portava pure il pastore, ha fatto la convenzione col pastore. Io però io pecore che bruciano l'erba notte ancora non l'ho vista, non ci credo, perché una notte, se tu vai lì una notte e butti l'erba risparmi un sacco di soldi, quindi io non ci credo. Oh, dopodiché, vabbè, dopo parli. Dopodiché c'è un altro fatto ancora. Questi pesticidi dove vanno? È chiaro che vanno nelle falde, quindi poi i danni alla fine ci sono, è una fonte pulita, ma anche le fonti pulite possono fare danni, quindi non ci troviamo tutta questa sostanza nelle falde, a parte il fatto che ci sono fenomeni secondo me ancora che non sono del tutto noti, per esempio c'è una produzione di calore, si altera il microclima, i vicini saranno sicuramente influenzati da questa cosa. Ah, poi vi dico un'altra cosa per quelli che dovessero affittare i terreni, ma questa è una cosa che mi farebbe molto preoccupare. Le garanzie chieste dalla regione per smobilitare l'impianto sono secondo me molto insufficienti, si parla di qualcosa come 5 euro a kilowatt, no, come fideiussione per smobilitare l'impianto. La regione dice: io voglio che tu alla fine dei 20 anni me lo togli l'impianto e mi devi lasciare una somma come garanzia. Questa garanzia è molto bassa, è veramente ridicola, quindi secondo me c'è il grosso rischio che alla fine l'imprenditore, piuttosto che togliere e spendere un sacco di soldi, paga questa cifra, che 5.000 kg significa 5.000 megawatt, sono briciole, dovrebbe spendere 100 volte di più, e se la svigna lasciando tutto alla comunità, a quello che gli ha affidato il terreno, quindi c'è una serie di problemi da valutare attentamente. Quindi io dico, allora, se il nostro piano energetico serve solo a fare questi impianti, è già un piano fallito in partenza, perché come diceva prima Alfredo, i piani energetici servono prima a far risparmiare e poi a prezzare la nuova produzione, però prima, la prima cosa che si dovrebbe fare è cominciare a parlare di uso corretto dell'energia. E poi dico anche che voi dovete, secondo me, opporvi, protestare con questi impianti, perché sono impianti che fanno guadagnare qualche briciola al comune, qualche piatto di lenticchie al proprietario, ma voi dovete chiedere, potete chiedere che gli impianti e gli incentivi vengano dati ai cittadini, non agli speculatori. A voi dovrebbero arrivare gli incentivi, quindi dovrete chiedere al comune, a tutti gli enti, di darsi da fare, perché siete voi poi i destinatari dei benefici, ma guardate, i benefici ne sono di tanti tipi se facessero come vogliamo noi, cioè impianti piccoli presso le utenze, perché se qualcuno di voi conosce un installatore elettrico, questo installatore elettrico è molto più probabile che lavori per fare impianti nelle vostre case piuttosto che venga assunto da questa ditta fantomatica che non si sa, non so neanche dov'è, per far lavorare lì, ma lì poi lavoreranno poche persone. Col modello diffuso di produzione lavorano gli installatori, lavorano i tecnici, il cittadino viene responsabilizzato, diventa produttore, diventa indipendente dall'Enel, no? Nel senso che lui produce quello che gli serve. Facciamo guadagnare i nostri operatori. Qua alla fine cosa ne viene alla comunità? Questi quando andranno via cosa lasceranno? Cosa rimarrà? Vedete che non rimane molto. Quindi io dico, prima studiare nel senso analizzare il progetto, analizzare il piano energetico, e lo potremo fare insieme, quindi siamo disponibili come forum, come Italia Nostra, a studiare la cosa, dopodiché rifacciamo un altro dibattito, vediamo i pro e i contro se ce ne sono, io non ne vedo pochissimi adesso, vogliamo invitare qualcuno che ci spiega i pro, però... noi abbiamo fatto tanti dibattiti e tanti studi, vi posso dire che c'è un rischio purtroppo grosso di essere sfruttati, colonizzati da questi imprenditori che vogliono solo speculare sul nostro sole, sulle nostre terre, e purtroppo se vince questo modello accentrato di produzione energetica, nelle tasche dei cittadini rimarrà niente e magari qualche anche bel danno ci rimarrà qui. Vi ringrazio.